Francesco. Cosa? Grazie. Sembra così assurdo che siamo arrivati a questo, non è vero? Ascolta, Yolanda, io non vorrei discutere. No, no, nemmeno io, credimi. Non temere, mi sono imposta di non lamentarmi, di non recriminare. Possiamo parlare da buoni amici? Sì, naturalmente. Cosa otterrei comportandomi come una sciocca? Io sono serena, Francesco. Ma quello che è successo tra di noi è stata una cosa davvero terribile. Ci siamo amati così tanto. Yolanda, siamo sempre stati così felici. Per favore. No, hai ragione. Devi scusarmi. Dobbiamo parlare come due persone civili. Mi hai telefonato stamattina. Volevi vedermi. Devi comunicarmi qualcosa di importante. Ti ascolto. Sì, Yolanda. Io sono qui per chiederti di acconsentire alla mia richiesta di divorzio. Ecco, io avrei pensato che non è il caso di prolungare questa situazione. Il nostro matrimonio ormai è fallito. Per colpa mia, lo riconosco. Ma visto che ormai viviamo separati, è meglio che ciascuno di noi riottenga la sua libertà per... Ecco, è probabile che tu domani voglia rifarti una vita e anch'io potrei avere intenzione di regolarizzare la mia situazione. Il dottor Ortiz mi ha detto che tu hai rifiutato di firmare la richiesta. Certo che firmerò, non temere. Volevo essere sicura che desiderassi davvero il divorzio. Non devi preoccuparti. Non ti farò alcuna difficoltà. In quanto alla parte economica, Yolanda... Non importa. Io mi fido di te. Bene. Ti ringrazio. Allora posso dire al mio avvocato che si metta in contatto con il tuo per sistemare le formalità. Yolanda, io vorrei spiegarti... Non ce n'è bisogno. Non serve parlare. Ormai è tutto deciso. Comunque voglio che tu sappia che se io avessi potuto evitare questa situazione... Lo so. So che deve essere qualcosa di molto forte per averti allontanato da me e dai tuoi figli. Puoi stare tranquillo, Francesco. Non provo nessun rancore. Yolanda. Ma voglio sapere una cosa. Sì? Sei felice? Sei felice, Francesco? Sei sereno? Sì. Ti senti bene? Sì, sì. Ti trovo un po' dimagrito. È la dieta, non è vero? Riguardati. Prendi le tue pastiglie e cerca di non lavorare tanto. Non preoccuparti, Yolanda. Mi sento bene. Sono contenta. Adriana pensa sempre a te.
Dille che penso anch'io a lei. E a voi tutti. Non ho intenzione di dimenticarvi. Incontratevi ogni tanto. Io sono solo una donna che ti ha amato molto e che ora sta uscendo dalla tua vita. Ma lei è tua figlia. Adesso me ne devo andare, Yolanda. Addio, Francesco. Ti eri cacciato. Ti ho cercato in ufficio e mi hanno detto che non c'eri. Sono andato a casa mia. Iniziamo con le visite alla famiglia. Qualcuno si è ammalato o tua moglie ha preso un altro flacone di pastiglie? Ci sono andato per chiedere a Yolanda di darmi il suo consenso per il divorzio. Ha accettato? Sì, ha accettato. Ti deve essere costato molto convincerla. Ti avrà fatto tutta una serie di difficoltà? No, nessuna difficoltà. E allora perché fai quella faccia? Dovresti essere felice di potermi dare questa notizia. Per favore, Ornella. Mi sento frastornato. Ah, sì, me lo immagino. Di sicuro avrai dovuto sopportare i suoi piagnistei. Si sarà disperata, ti avrà supplicato. Deve essere stato terribile. No, non è stato terribile. Non c'è stata nessuna scenata. E non ha neanche pianto. Non si è lamentata. Sarà per questo che mi sono sentito miserabile e meschino. E ho capito, oggi più che mai, che Yolanda non si meritava il male che le ho fatto. Cerca di capire, mi ha colpito molto tornare a casa e vedere di nuovo tutte le cose a cui ero affezionato. Quel divano dove a volte facevo un pisolino. E la fotografia di Adriana. Sono stato assalito da un mucchio di ricordi. Soprattutto di quando la famiglia era ancora unita. Ci sentivamo felici. E c'era pace e allegria nella casa. Amore mio, tesoro. Pucci. Per questo non volevo che tornassi là. Avevo tanta paura. Sei talmente sensibile, amore. E io non voglio che tu soffra ancora, Francesco. Però hai dovuto farlo per noi, non è vero? Sì. Per te, Ornella.
perché tu hai insistito. Volevi che definissi la questione del divorzio. Sì, amore mio. Per me. Lo so, hai ragione. Ma io ti consolerò, vedrai, per questi brutti momenti che hai dovuto passare. Voglio darti tutto il mio amore. Tanto amore. Tantissimo amore, tesoro mio. Vuoi sapere che cosa mi ha domandato Yolanda? Cosa? Mi ha domandato se ora sono felice. E tu cosa le hai risposto? Voglio essere felice, Ornella. Ho bisogno di essere felice. Ne ho un bisogno disperato, credimi. Sì, amore mio. Io ti renderò molto felice. Molto felice. Sentivo che ti aveva incontrato, me lo sentivo. A volte ho degli strani presentimenti. Allora, mi stupisco io per primo. Lo sai, mentre camminavo mi dicevo: vuoi vedere che adesso salta fuori Enzo? E in quel momento sei apparso veramente Enzo. Eri tu davvero, ma è meraviglioso. Bene, non mi dire che adesso devi rientrare subito in ospedale. Mi hanno già dimesso, mente pure. Accidenti. Non devo più tornarci. No. Ma questo è stupendo, guarda come stai bene. Ti trovo anche pettinato, eh. Ti sei rimesso, accidenti. Quando ti vedrà Margherita ti immagini come sarà contenta, eh. Ma cosa stavi pensando? Ho visto che ti guardavi attorno con un'espressione. Io non lo so, mi stavo guardando un po' attorno. Mi sembra tutto diverso.
Che cosa? Ma sì, anche il fiume, e poi anche il cartello davanti alla porta di casa tua. È tutto uguale, però... È uguale. Ma per me è diverso. Ti sbagli, mio caro, niente è cambiato, è tutto uguale, capisci? Il cartello, il fiume, beh, sarà un po' più sporco, però è tutto uguale, capisci? Tutto sarà come prima, puoi contarci. A dire il vero, qualcosa è cambiato, perché io ho un altro lavoro, mi hanno cacciato dove lavoravo prima. Adesso prova a indovinare che cosa faccio. Che indovina. Cosa? Non lo so. Faccio il muratore. Il muratore, capisci? Dirmelo. Sistemo mattoni, però non ho ancora risolto il problema della calce. Lo sai, una volta quando mi sporcavo con il grasso riuscivo a pulirmi subito. Prendevo il sapone e lo fregavo così. Bastava che mi lavassi bene le mani e tutto era a posto. E il grasso spariva del tutto, ma la calce no. Non c'è niente da fare, la calce si secca. Per tirarla via bisogna strappare la pelle, è l'unico sistema. Ma il peggio è che non posso più mangiare, sai che cosa ti dico? Anche le cose più piccanti hanno sempre il gusto della calce, lo sai? Tutto sa di calce. Esagerato. Ma certo, preferivo lavorare da quel panettiere dove ho bruciato il pane, o altrimenti quell'altro lavoro che facevo. Aiutami a dire, salvatore. Saldatore? No, quello che aggiusta i tubi, l'idraulico. L'idraulico, bravo, ma anche dall'idraulico sono stato cacciato, capisci? Perché io facevo delle riparazioni, no? Le saldature mi riuscivano alla perfezione. Lo sai che sono un tipo preciso, però non so per quale motivo, ma quando si apriva l'acqua il tubo iniziava a perdere davanti, e non soltanto dalla saldatura, anche dove prima non c'erano perdite usciva acqua, capisci? Si allagavano gli appartamenti e mi hanno cacciato. Adesso va tutto bene, non è ancora crollata nessuna parete, ma quando succederà mi diranno: mente pollo, sei licenziato. Se mi cacceranno di nuovo farò un altro lavoro. Sono tanto contento, sai? Ti trovo proprio bene, davvero. Manca solo un po' di colore su queste guancine. Ora sto meglio. Bene, è arrivato il momento di riempire questo pancino. Adesso ci pensa Margherita. Sto facendo pratica per quando nascerà il mio. Ah, il mio bambino. Penso proprio che sarò una buona madre. Sì, mi piace tanto badare a mio fratello. Sì, lo vedo. Che grande è diventato. Oh, sì, sono io che gli do da mangiare. Ah, gli preparo sempre la sua pappa, gliela faccio mangiare tutta. Liberi il tavolo, per favore. Per questo ho avuto una discussione con Rita. Quell'ignorante gli vuole dare le lenticchie. Ma ti pare giusto? Oh, no. Ma per favore, le lenticchie non fanno bene ai bambini piccoli. Lo leggi in un libro. Oh, se sapessi. Io non vedo l'ora che nasca mio figlio. Ho voglia di stringerlo. Ho voglia di tenerlo così, tra le mie braccia. Sì, io capisco benissimo. Ma purtroppo c'è qualcuno che dovrebbe saperlo e non lo sa ancora. Io ho cercato di dirglielo, ricordi? Ma quel giorno lui, che ne so, era così preoccupato per un problema che riguardava Elisa che non mi ha dato ascolto. Tu avresti dovuto trattenerlo invece e fare in modo che ti ascoltasse. Ho pensato che fosse meglio aspettare che Enzo tornasse dall'ospedale, perché avevo paura che gli venisse un attacco di nervi sentendo che ero incinta. Ma quale attacco di nervi? Aveva soltanto delle costole rotte. Ti dico che aveva delle crisi di nervi, sì. Me lo ha detto mio fratello. Ha detto che gridava, che aveva delle convulsioni e che straparlava, figurati. Sì. Dai, sta buono. Sì. Io so qual è la ragione di certe stranezze. Davvero lo sai? E qual è? Dimmelo. No, è meglio che vada, non devi farci caso. No, Marita, non puoi lasciare i discorsi a metà, spiegati. Avanti. Hai visto? Ma visto cosa? Si sta cominciando a notare la pancia, attenta. Oh, dici sul serio? Sì, faresti meglio a cominciare a metterti casacche morbide, così la nasconderai. Certo che fra poco tempo se ne accorgeranno tutti, però per adesso... Quando lo saprà mio padre, mi ammazzerà. È per questo che te ne devi andare, lo capisci? Non vorrai restare qua a farti maltrattare da tuo padre, Margherita. Per questo Enzo lo deve sapere. Dimmi la verità. Tu sei proprio sicura che Enzo potrà essere contento quando saprà che io sono incinta? Io non so se... No, io so soltanto che dovete risolvere questa situazione al più presto. Oh, Marita. Tu sei l'unica con cui posso confidarmi. Non so come farei se non ci fossi. Figurati. È la verità. Io non potrei mai raccontarlo a Rita perché farebbe una tragedia sapendo che sono incinta. E su mio fratello non posso contare. Lui è un uomo e sai, loro non capiscono certe cose. Davvero. Tu sei la mia unica amica. Che cosa farei senza di te? Ascolta, Elisa. Sì? Io vorrei domandarti una cosa, ho bisogno di un consiglio. Sì, che cosa c'è?
Come posso fare per... per lasciare Margherita senza che soffra? Enzo, e questo perché? Io pensavo che volessi bene a quella ragazza. L'hai sempre difesa dalle critiche della nonna. Pensavo che tu le fossi affezionato, che l'amassi. No, no, non è così, Elisa. Era soltanto affetto. Una cosa da ragazzi. Mi faceva sentire... importante, mi faceva sentire un uomo. Per questo siamo stati insieme. Bastava allungare una mano. E lei era presente. Compagna di scuola, vicina di casa, era tutto. Con il tempo mi ci sono affezionato. Mi faceva tanta tenerezza. Io non so se... se riesci a capirmi, Elisa. Ma io penso che... quando arriverà il giorno in cui dovrò andarmene di qua, da questo quartiere, io mi sentirò triste. Anche se questo è il mio più grande desiderio. Comunque, Enzo, la verità è che io non capisco. Non capisco perché vuoi farlo. Ma come, Elisa? Moltissime volte tu stessa mi hai detto che è un nostro dovere cercare di migliorare, di progredire nella vita, di ottenere dei risultati. Sì, però molto spesso le cose che si desiderano non si possono raggiungere, sono troppo lontane. Però a volte succede. Io ho raggiunto quello che desideravo. Una ragazza. Mi sono innamorato di Letizia. Davvero? Sì, sì, Elisa. Letizia è... è una donna intelligente, è diversa. Ha un'altra visione della vita, capisci? E dopo che l'ho conosciuta bene e che ho parlato con lei, ti giuro che mi dà fastidio l'ignoranza di Margherita. Però io non... non vorrei ferirla. Per questo sto cercando il modo migliore per lasciarla senza farle del male. Ma non sai cos'è successo? Io stavo camminando e all'improvviso ho visto una figura che si guardava attorno e che somigliava a Enzo. Sembrava una allucinazione, però era lui, guardava tutto come se lo vedesse per la prima volta. Allora ci siamo abbracciati e ci siamo fermati a parlare un momento e poi lui è ritornato a casa sua. Davvero, come sono contenta, Gonzalo. Certo, ma si può sicuro. Sapere perché non sei venuto a chiamarmi? Potrei offendermi, sai? Ma non era il caso che ti venissi a chiamare, ragiona. Tra poco lo vedrai, potrai incontrarlo in qualsiasi momento. Ormai non deve più tornare in ospedale. No, io devo parlare al più presto con lui. Io devo andarmene. Oh, vorrei tanto dargli un bacio. Ti ho sentita, sai? Aspetta che torni tuo padre, vedrai, gli racconterò tutto. Questa non è una novità. Lo sappiamo tutti che tu hai la lingua lunga. Avanti, continua, continua, di pure quello che vuoi. Vedrai, quando tornerà Paolo, ti darà una bella lezione. Stai zitta, oppure finirai per sbagliare. E tu non intrometterti, sennò ti faccio vedere io, idiota. Lascia stare mio fratello. Non mi toccare, non osare più alzare la voce in mia presenza, capito? Che cazzo? Attenta, perché io... Tu non mi metterai le mani addosso, sai? No. Io non ti toccherò nemmeno con un dito, sta tranquilla. Però tuo padre ti saprà insegnare come ci si comporta nella vita. Davvero, non so cosa consigliarti, Enzo. Non so, penso che dovresti parlare con lei, farle capire le cose a poco, sai, ha sofferto tanto per te. Ha dovuto affrontare molte difficoltà. Certo, questo lo so. Forse proprio con il pretesto che il padre non mi vuole più vedere, potrei farle capire. Aspetta. Oh, ciao, Elisa. Ciao. Oh, Enzo, oh, che bello vederti. Mio fratello mi ha detto... E quel pacco? Sono scappata di casa. Che cosa? Sì. Ho preso tutte le mie cose e voglio venire a vivere con te. Mm.
cosa hai detto? Non mi hai sentita. Io sono scappata di casa e voglio venire a vivere con te. Ma tu non ti rendi conto? Sei impazzita. Ascolta, Enzo, ho appena avuto una discussione con Rita. Rita mi ha sentita mentre dicevo a Mentepollo che avevo voglia di vederti e che per farlo avrei dovuto scappare. Allora si è messa a gridare, ha detto che lo avrebbe raccontato a mio padre, io gli ho detto che ha la lingua lunga. E poi c'è stata una scenata. No, aspetta un momento, non mi importa di sapere quello che vi siete detti. Enzo, che avanti, cosa andiamo, fai? Ti riaccompagno a casa. Ma allora tu non hai capito. Ascolta, ti riaccompagnerò io e spiegherò tutto. Ma a Rita. Perché non vuoi ascoltarmi? Non voglio! Aspetta, Enzo, ascolta. Ma ti rendi conto di cosa ha fatto? L'ha deciso di testa sua. Tu non puoi rimanere in questa casa, mi sono spiegato. Ma io devo rimanere qua, Enzo. Capisci? Io me ne sono andata di casa. Rita lo dirà a mio padre, lui mi ammazzerà. Che cosa vuoi che faccia? E poi c'è qualcosa di cui dobbiamo parlare. Aspetta un momento, vieni qua. Margherita, cerca di calmarti. Non devi pensare che noi ti vogliamo mandare via. Lo so che hai dei problemi con la tua famiglia e io ti voglio aiutare. Ma non è questa la maniera, Margherita. Non posso farlo. Non posso. Ma cerca di capire. No, sarà meglio che tu torni a casa tua, perché altrimenti tutto sarà più complicato. Tornatene a casa, perché se tuo padre arriva e non ti trova, sarà molto peggio. E allora? Sì, proprio così, fin quando si è stancata di gridare e di minacciarmi. Perché lei approfitta sempre della tua assenza per alzare la voce. E io me ne stavo zitta, sai come sono i vicini, non volevo... Vuoi continuare quello che stavi dicendo? Bene, quando si è stancata di gridare e di minacciarmi, ha raccolto tutte le sue cose e se n'è andata via. Ma come sarebbe a dire? Sì, se n'è andata, ha detto che non ce la faceva più, che non sopportava più te, che io la tenevo prigioniera. Se dove n'è è andata? Sarà andata a casa di quel fannullone. Io mi sono affacciata e ho notato che si è diretta verso casa sua. Non mi faccia prendere in giro da quella disgraziata, le farò vedere io. Ma io non posso tornare, non posso. Calmati, Margherita, adesso. Sei molto agitata. Ti accompagnerò io a casa tua. Parlerò con tuo padre e gli spiegherò che hai agito impulsivamente, che non intendevi... No, il fatto è che in ogni caso dovevo scappare di casa. Ascolta, Elisa. Io ho un problema molto grande, capisci? Molto grande. E lui deve aiutarmi a risolverlo. Margherita ha ragione. Non fare colpi di testa. Il problema sarà ancora più grande se tuo padre verrà a cercarti qui. Ma lasciami parlare, io ho fatto delle analisi e risulta... Ma di quali analisi stai parlando? Sta arrivando. E cosa c'è in mente? Chi sta arrivando? Mio padre, non immagini quello che è successo. Mi sono fermato fuori dalla porta perché sospettavo che l'avrebbe presa male. L'ho visto arrivare, poi è entrato in casa, deve aver parlato con Rita. È uscito subito, l'avessi visto, sembrava una furia. Ora sta venendo qui. Oddio mio, mi devo nascondere. No, che passerà? Sta tranquilla, te ne prego. Dove credevi di andare? Adesso ti faccio vedere. Levatevi di mezzo, altrimenti vi rompo la testa a tutti e tu, capito? Un momento, Paolo. Questa non è casa sua. Esca o chiamerò la polizia. Cosa? Non può entrare così nella mia casa. Esca subito o la denuncerò alla polizia e la farò arrestare. Se ne vada, Paolo. Questa faccenda non la riguarda, signorina. E tu, disgraziata, vieni via di lì che voglio darti una bella lezione. Vieni qui. Per le orecchie ti batterò via, altrimenti. Ma che cosa succede? Che cos'è questo baccano? Oh, siamo le solite, i vicini hanno invaso la mia casa. E lei chi sarebbe? Io sono Paolo Pegna. Per favore, signore, non gridi così perché non sono sorda. E poi non la conosco. Sono il padre di quella disgraziata e sono venuto a prenderla. Bene, se la prenda e non faccio vogliono tanto lasciarla baccano. Venire via. Io non mi muovo di qui. Allora vi denuncio tutti per sequestro di persone, chiaro? Oh... Ti ho detto di obbedire, altrimenti ti basta, faccio vedere io. Non la prego, favore, fermati. Ah, non li sopporto. Tutti e tre meritate una bella lezione. Papà, stai attento. Potrebbe arrivare la polizia, quelli ti arrestano. No, la polizia la vado a chiamare io. Oh, la polizia nella mia casa, che orrore. Porti via sua figlia immediatamente. No, signora, per favore, non dica questo. Margherita non vuole venire con lei, è chiaro. Se ne vada, Paolo, se ne vada. Le parlerò io, verrà a casa più tardi. Vada pure tranquillo. Lei viene a casa con me immediatamente. Sono suo padre, mi deve obbedire. Ma perché discutete tanto per questa ragazza? Che se la porti via una buona volta. Margherita è adulta, può fare tutto quello che vuole. Non mi faccia ridere. Margherita è ancora minorenne, pertanto mi deve obbedire e deve fare tutto quello che voglio io.
Insomma, questa è mia figlia. Sì, sì, quest'uomo ha ragione. Poi comunque grida troppo. Si riprende la sua figliola, la porti via e andatevene tutte e due. Margherita, te ne devi andare. Tuo padre ha ragione. La legge è dalla sua parte, capisci? Vai. Per questo ti avevo detto che non potevi restare a casa nostra. Adesso sei tenuta a ubbidirli, ma tra qualche mese, quando diventerai maggiorenne, potrai fare altre scelte. Deve essere molto triste per un padre dover portare a casa con la forza una figlia. Non voglio sentire stupidaggini, andiamo. Lui mi ammazzerà, lo so che mi ammazzerà. No, lui non ti potrà mettere le mani addosso. Ci sono delle leggi che proteggono i minorenni dalla violenza dei genitori. Non la picchi, Paolo. Non si azzardi a farlo. Avanti, andiamo. Prendi tutta la tua roba. Vai. Su, muoviti. Non la maltratti, Paolo. Non le metta le mani addosso, altrimenti la denuncio. Cammina. E muoviti. Mentepollo. Che vuoi? Va a vedere cosa fa tuo padre. No, tornerò a casa più tardi. Non ho voglia di prendere. Devi andare, Mentepollo. Va a vedere che cosa succede. E vai! Vado. Dio mio, quanta volgarità! Meno male che presto me ne andrò da questo quartiere. Non dovrò più sopportare questa gente così ordinaria. A me queste cose fanno star male. È molto meglio che mi vada a coricare un attimo, perché... È un bel guaio, te ne rendi conto? Ma perché le cose devono essere così complicate? Povera ragazza. Io spero che suo padre la lasci stare. Senti, che cosa intendeva dire Margherita quando ha parlato di quelle analisi? No, no, non posso. Non ti rendi conto che devo andare a proteggere mia sorella? Ma è molto importante. No, devo andare a risolvere un problema. Non sai cos'è successo. Ti portami via soltanto un minuto. Ma che cosa c'è, Marita? Insomma, che cosa ti prende? È molto importante, ti prego, devo proprio dirtelo. Ma non hai capito che Margherita sta correndo un grave pericolo? Come te lo devo spiegare? È arrivato mio padre, capisci? E Rita gli ha raccontato immediatamente che Margherita era scappata per andare da Enzo. E mio padre allora si è infuriato ed è venuto a riprendersela. E adesso devo andare subito a casa, perché altrimenti mio padre la... Ascolta, Mentepollo, è molto importante, me l'hanno appena detto. Mio padre è stato trasferito per lavoro, dobbiamo traslocare. E allora, un trasloco? Cosa sarà mai? Vuoi una mano? Ma non ti rendi conto che non potremo più vederci? E dove andrete a vivere? Non potrei venire a trovarti. Ce ne andiamo a Tucumán. Accidenti. È lontano. Hai visto che era importante? Me ne andrò lontano, molto lontano. Non potremo più vederci. Avanti, avanti, entra. Ah, l'hai trovata? Sembra che sia stato corto il tuo viaggio. E così hai avuto il coraggio di sfidarmi. A tuo padre nessuno può fare questo, lo capisci? Adesso ti insegnerò io a rispettarmi, disgraziata. Userò lo stesso metodo che usavano con me. Ma che succede? Perché sei una gran maleducata e non vuoi mai obbedire a tuo padre. Non credi di poter continuare a fare la pelandrona? Non puoi darmi nessun aiuto in casa. Disgraziata! Sei andata a rifugiarti da quel delinquente. Sei solo uno svergognato, un poco di buono. Hai capito che devi rispettare tuo padre, lo hai capito? Paolo, basta, ti dico, basta! Ti alzo, ti prego, basta! Lasciami! Basta, così ti ammazzerai! Che cosa vuoi fare? Non vedi? La stai ammazzando!
La prego di scusarmi, dottor Ferrari, per il disturbo. L'ho chiamata, poi ho cambiato idea e ora l'ho fatta tornare. Si figuri, non si preoccupi. Signora Aguirre non deve scusarsi, sono a sua disposizione. Volevo chiederle di preparare la pratica per il divorzio. Io ci ho pensato molto e questa volta la firmerò. Molto bene. Mi scusi, posso domandarle se non sono indiscreto? Come mai ha cambiato idea? Ecco, ho visto mio marito. Abbiamo parlato e mi ha chiesto di firmare e così ho deciso. Capisco. Bene, telefonerò al dottor Ortiz se ci incontreremo al più presto. Sarebbe meglio che lei fosse presente. Questo ci consentirebbe di sveltire le pratiche. Le dispiacerebbe venire nel mio ufficio? No, se è necessario, non ho alcuna difficoltà. Farò quello che lei mi consiglia. Bene. Quando mi sarò messo in contatto con il dottor Ortiz, la avvertirò. Mi scusi, ma oggi ho poco tempo. Vede, domani avrò due casi molto difficili al tribunale e adesso devo rivedere gli incartamenti. È meglio che ritorni in ufficio. Arrivederla, buonasera. Avvocato. No, per favore, signora. Grazie. Stia comoda, non c'è che. Arrivederla, arrivederla. L'accompagno, avvocato. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Distinguere che giorno è.